Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile tollerare le percosse di una sorte oltraggiosa, o levarci a combattere tutte le nostre pene e risolutamente finirle. Morire. Dormire. Null'altro. E con il sonno dar termine agli affanni dell'animo e alle altre infinite miserie che sono l'eredità della carne. Ecco, una fine da bramarsi devotamente. Morire. Dormire. Dormire. Sognare forse, ma qui è l'intoppo, perché in questo sonno di morte, una volta liberati di questa spoglia mortale, quali incubi ci perseguiteranno? Ecco cosa ci ferma. È proprio quest'idea che ci fa reggere tanto a lungo la sventura di vivere. Chi sopporterebbe altrimenti il flagello e le offese del tempo, l'ingiuria degli oppressori, la villania dei superbi, gli spasimi dell'amore disprezzato, le lungaggini della giustizia, l'arroganza dei potenti e gli sfregi che subisce dagli indegni l'umiltà dei meritevoli, se è possibile liberarsene da sé con un solo colpo di pugnale. Chi mai vorrebbe portare sudando e gemendo il fardello di una logorante esistenza, se la paura di qualcosa oltre la morte, l'inesplorato mondo da cui nessun viandante fece mai ritorno, non trattenesse la nostra volontà, facendoci preferire i mali presenti ad altri che non conosciamo. È così che la coscienza ci rende codardi, così l'incarnato della risolutezza si fa pallido roso della riflessione. Anche le più alte e generose imprese vanno a finire nel nulla e perdono il nome stesso di azione.